ti devo raccontare questo aneddoto di quando voi siete arrivati in Ariston. Tu sai che io lavoravo in Ariston, non so se ti ricordi. Mi ricordo che tu eri... Io, Paolo Siani e Guido Guglielminetti facevamo il gruppo fisso all'Ariston. E voi avevate appena firmato un contratto con l'Ariston. E c'era Guarnieri, ti ricordi il direttore? Hai voglia. Che io non ho più notizie, spero che sia ancora... No, va bene. Purtroppo no. Purtroppo no. E Corrado lui... Loiacono. Sì, c'era Corrado Loiacono. La giusta Spotti. Sì. Il mitico Alfredo Rossi. Rossi. Beh, insomma, erano quelli che hanno fatto la musica italiana. Sì. E voi c'è stato un periodo che dovevate andare a Sanremo. Sì. E loro dovevano scegliere se mandarvi o no. E c'era la disputa al bar... Voi non c'eravate, io ero lì che ascoltavo, di Guarnieri che dicevamo non possiamo mandare questi ragazzi con questa ragazza che canta con questa voce alta come una pazza, se poi va là e se la fa sotto, cioè non sapevano che lei era... Meno ma male tutte, che poi hanno scelto tutte che... le novità hanno sempre un lato non ben definito all'inizio. No, fanno paura. E quindi, infatti fanno paura, giusto. Senti, parliamo di Piero come autore. Vedo che tu hai scelto un brano. L'altra canzone, la prossima canzone. Come produttore, sì. Come autore. L'ho scelta perché? Perché vedevo sempre negli album di Euros produzione Piero Cassano, composizione Piero Cassano. E ti sei chiesto ma quanti soldi ha? Quello subito. Però qualcosa dell'anima genovese ti è rimasta. No, l'ho presa. Il secondo pensiero è stato: io devo conoscere questo personaggio perché è incredibile. E sono riuscito, dopo giorni e giorni che mi sono piazzato in via Vincenzo Monti a Milano, dove è la sede dell'ufficio di Piero, sì, per un po' di giorni. Poi sono riuscito a entrare in contatto con lui. E questo è un po' un sogno, perché all'epoca, proprio da ragazzino, era una di... Quanti anni avevi? E avevo 20 anni, 22 anni, per cui più di 20 anni. Ragazzino adulto. Però, sai. Va bene, allora... Facevi l'università. E anch'io. Lui era fatta all'università. Il brano si chiama Adesso Tu. Adesso Tu, di Eros Ramazzotti. Piero, autore, produttore, capolavoro questo. Fa, non era me. Sì. Beh, io non ho mica la voce di Eros, eh? Io la canto nella se la tonalità. Se la canta un po'. L'aria popolare è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Ma sai che Eros in questo periodo era l'idolo delle ragazzine. Madonna. Un giorno è venuto a casa mia. Lo è ancora, eh? Sì, sì. Lo è. Vabbè, quel periodo era pazzesco. Era pazzesco. E un giorno è venuto a casa mia, sai che lui ha manie sportive, certo, per andare a giocare a tennis. Inutile dire che l'ho distrutto. Sì, povero. E quando è entrato in casa mia c'erano tutte le ragazze che sono impazzite. Dice, cosa ci fai a Eros Ramazzotti? Perché io abito in una specie di complesso con delle villette a schiera. Tutte le ragazze che impazzivano. E credo che fosse proprio questo periodo qua. 84? Questo, ma poi 86 è finito. Vittoria al Festival Sanremo dell'86. Senti, ma è finito però il vostro. Senza rinascimento. Non avete litigato tu e. No. Chi si litiga? Vi siete solamente lasciati. Ma certo. Giustamente Eros poi, dopo 10 anni passati con me, sentiva la grandissima necessità, certo, come sarebbe capitato, certo, a chiunque altro, di poter decidere e fare da solo. Certo. E ha fatto bene, ragazzi, perché poi basta che... ricordare più bella cosa. Sarà collaborando con un altro genovese. Con Guidetti, con Claudio, grandissimo. Tu sai che io sono stato il produttore del primo gruppo di Guidetti con Aldo Descalzi. Ma va. Claudio Guidetti e il terzo chi era? No. Si chiamavano gli Obi-Wan. No, non lo so. Beh, Obi-Wan era. Ah, Obi-Wan. Il personaggio di Guerre Stellari. Ah, ho capito. Senza Show. Senti, ma
quel pezzo di Eros, quello il... sono umane situazioni, quei momenti tra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te, a un Eros, grandioso. Oh, grazie, grande, Ricky. Sei un grande. Io i pezzi non li so. Ultimamente sono più un grosso che un grande, però va bene. Va bene, anche il prossimo brano è un brano dei Mattia Bazar, vedo, no? Questo. Sembra che qua ci sia stato un cambiamento di gestione, di formazione. Di... Beh, sì, quando... Silvia entrò con Mattia, e stiamo parlando degli anni 2000, dopo purtroppo la scomparsa di Aldo e il gruppo che si mollò un pochettino, anzi io voglio spendere, perdonatemi, ma mi capirete, una grandissima parola nei confronti del nostro capitano, che è Giancarlo Golzi, il nostro batterista, che è l'unico, che è l'unico che ha tenuto per anni, ormai quasi 40, è vero, perché questo gruppo unito. Perché lui è sempre stata la figura, la persona, il musicista all'interno del gruppo che non se n'è mai andato. Ogni tanto ci scriviamo su Facebook. Grande capitano. E dunque il brano che... E voglio darti un messaggio d'amore, poche parole. Sei autore di tutto questo. Il segreto nascosto. Vittoria Sanremo. Senti, 2002. Ma i testi, quando Aldo è scomparso, chi li ha scritti? Poi ha preso le redini in mano Giancarlo, direi. Scrive lui i testi. Sì, sì. E beh, poi sotto quella che fu una maestria, veramente un insegnamento grandissimo di Aldo, io credo che Giancarlo abbia fatto un ottimo lavoro. Un'eredità pesantissima, sì. Però messaggio d'amore, vittoria al Festival di Sanremo del 2002, quindi, e che si vuole di più? Tra l'altro Silvia è veramente... Mamma mia, brava. Voce che non fa rimpiangere, nessuno. Ce la faccio. Che male fa non sentirti più, sia quel che sia, questo è un messaggio da correre. Una in più. Siamo usati le mani su squadre. Questo è un messaggio d'amore. E ho scalato le dune del cuore. Ne abbiamo di canzoni, anche Grido d'amore cantato da Roberta Spaccani, che con la quale andammo a Sanremo nel 2005. Grido d'amore, senza l'amore c'entra sempre. L'amore. Se stesso. Brivido caldo, dove anche lì. Senti. Il tema è l'amore. Vedo che Fabio ha scelto un altro brano. Questo è un brano
che non si può non scegliere, certo, perché soprattutto nel repertorio italiano, poi di una grande artista come Anna Oxa. Anche noi abbiamo collaborato con Anna, certo, esatto. Abbiamo fatto un album, certo, Tutti i brividi del mondo, certo. Ha fatto un grande successo. Grandissimo. Abbiamo fatto un tour anche. Me lo ricordo, ma mi ricordo tutto. Solo io mi dimentico le cose. Nonostante che tu mi abbia dato del vecchio prima, mi ricordo tutto. Diversamente giovane, non vecchio. Esatto. Senti, allora, questo brano è Quando nasce un amore di Anna Oxa. Sai che io non sapevo che l'avessi scritta tu? No. Ti giuro. Grandissimo. Nel tour di Anna noi lo facevamo, è uno dei suoi grandi successi, ma non sapevo che fosse tuo, l'ho scoperto oggi, ti giuro. Mi fa piacere. Io segnavo sempre un altro nome sul Bordero, non ti arriva. Non è vero. Quando nasce un amore, Anna Oxa. Scriveva Di Belloni, Ricchi, esatto. Quando nasce un amore. Non so che tonalità lo faceva lui. Non mi ricordo la tonalità. Si bemolle. Devo dire un grandissimo arrangiamento. Il testo di chi è? Di Fio Zanotti e il testo di un altro grandissimo autore che ha fatto con me tutta la storia di Eros e tante altre collaborazioni come questo di Anna, Adelio Cogliati. Un grande vero. Devi stargli vicino. Sì, abbiamo collaborato con Fio Zanotti anche con Tutti i brividi del mondo. Troppo bravo Fio. Ma questo è un pezzo meraviglioso. La pelle d'oca. Quando nasce un amore. È un'emozione nella gola. Bam. Grandissimo arrangiamento. Bello. Va bene ragazzi, posso dirti una cosa, perché è un mio vanto. Sì. Un bel giorno mi arriva dal Sud America una lettera di un tale artista che si chiama Riccardo Montaner e mi dice: caro Piero, pensa tu, abbiamo venduto insieme senza conoscerci 1,5 milioni di copie. Io dico, ma questo mi prende in giro. Quando? Perché io non sapevo assolutamente niente. Ma quando nasce un amore sotto forma di Quando nascen amores, interpretata da Riccardo Montaner, fu la sigla di una di quelle telenovelas che in Sud America spopolarono. E quindi io mi ritrovai non solo ad aver venduto 1,5 milioni di copie in più nella versione spagnola, ma poi addirittura di fare un grandissimo lavoro con Riccardo, che mi ha portato a New York a vincere il premio dell'ASCAP. Porca miseria. Sì, nel 99. Una gran bella cosa. Quando c'è l'arte sotto, insomma, non ci sono. Sì, sotto c'è tantissima arte. Non in quel senso. Basta. Ho capito. Show. No, va bene, basta. Senti, manca pochissimo la fine del nostro incontro. Yes. E voglio finire con questo brano che ti ha fatto incontrare un artista. Mamma mia, una delle più grandi artiste. Allora, italiane. Mi lasci parlare prima. Sei a casa tua, Piero. Prima di una grandissima donna, perché io ho visto una donna incredibile, una madre stratosferica. La più bella voce che noi abbiamo da sempre avuto in Italia e credo continueremo ad avere per tantissimi anni. Mi sto riferendo a Mina. Certo. E ho avuto il piacere di avere diverse canzoni scritte da me, cantate dalla
sua magica voce. Tra l'altro ho un aneddoto su Mina che dillo. No, fa capire la grandezza della, della sua musicalità. Noi stavamo lavorando con lei, perché anche noi abbiamo scritto delle cose per lei, eravamo alla Basilica a Milano. Mi ricordo. Posto sai, magico. Sì, sì. Magico. Mentre eravamo lì, io avevo la chitarra in mano, e sai come si fanno? Contro lei? Stai cercando di fare un pezzo. Fai un pezzo. Cazzeggiavo, come si dice. Una settimana dopo, sento lei che nell'ufficio canta una cosa tipo I wanna get away. E io dico che non ho memoria assolutamente. Ma io questa la conosco. Ma la conosco? Cos'è questa cosa qua? E mi fa, come cos'è? È quel pezzo che stavi facendo tu settimana scorsa. È incredibile. Aveva una memoria elefantiaca. Pazzesco, io non me lo ricordavo che lo stavo suonando, cercavo di comporlo, lei sì, va bene. A prescindere da questo aneddoto, sentiamo questo brano che fu sigla di un festival di Sanremo. Un bel giorno mi chiamò il grande Gianni Ravera e mi disse: Piero, ho il piacere di dirti che Rose su Rose sarà la sigla del nostro festival, per di più cantata dalla Mina, da quella grandissima voce che ha questa immensa artista. Quindi ricordo che anche lì non feci l'amore con me stesso, ma fu un qualcosa di indimenticabile, una telefonata indimenticabile. Sentiamo Rose su Rose. Complicità, quanta gente con te. Si sente il tuo stile, eh? Continuerà fino a quando vorrà. Il testo di chi è, di questo? Di Massimiliano Pani. Ah, Massimiliano. Siamo stati, con Massimiliano siamo stati a Sharm el Sheikh nello stesso villaggio. Ma perché sono sceso dall'aereo e ero con la valigia e sentivo una voce e dicevo: conosco questa voce. Mi giro, era Massimiliano. Dove vai? E ci siamo ritrovati a giocare a tennis nello stesso hotel. Hai vinto di nuovo tu? Non me lo ricordo, ma credo di sì. Allora ha vinto lui. Se no, però te lo ricordi. Va bene, allora ragazzi, io voglio dirvi che purtroppo questa puntata dell'Herbie Show, Arby Show è finita. Noi vogliamo salutarvi e siamo contenti, noi nel senso plurale maiestatis. Chiaro. Vogliamo dirvi che è stato veramente un grossissimo piacere. Grazie a te Ricky, avervi qui, per la tua professionalità, per la tua simpatia, per la tua umanità. No, perché oggi, come purtroppo mi ricorda il nostro ingegnere del suono Maurizio Macchioni, purtroppo ci sono tanti che con pure che ti credi, con meno che lo sei, con pure che ti credi, con meno che lo sei. E quindi questo dice tutto. Grazie ragazzi. Piedi per terra. Ciao Rizzi. Salutatemi. Buona fortuna, gli altri musica. Due quarti dei Mattia Bazzani. Glielo diremo. Ciao, arrivederci. Grazie. Ciao. Ciao a tutti e ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao.